Oggi riapriamo dopo quasi 2 anni di chiusura quella che è sempre stata definita per i musei civici del Castello Visconteo di Pavia, la sala del collezionista. L'abbiamo voluto fare in un modo particolare, nel senso che comunque quello che ha dato origine ai musei è stato il Marchese Malaspina, del quale appunto c'era una cospicua collezione, ma sicuramente un po' lacunosa sotto certi aspetti. Quindi noi in questa occasione abbiamo veramente voluto ricreare, mettere in scena più che proporre una mostra, quello che è la stanza di un collezionista, di un grande collezionista che ha l'ambizione di raccogliere i manufatti, le opere d'arte di tutte le epoche e di varie provenienze. Ne è risultato un elemento di grande fascino, di grande suggestione, quindi noi insomma la mostra viene inaugurata oggi. Si concluderà a marzo del 2023 e ci auguriamo appunto che desti l'interesse di un grande pubblico curioso di apprendere come il collezionismo nell'arco del tempo si è sviluppato e ha avuto luogo. La mostra nasce dalla domanda di come potrebbe essere la camera di un collezionista, di Wunderkammer, se fosse vissuto fino ai giorni nostri. E attraverso questa mostra noi raccontiamo la storia del collezionismo e dei musei dalla preistoria fino ai giorni nostri. La prima sezione della mostra è dedicata allo studiolo, quindi è l'antecedente del Wunderkammer, delle Camere della Meraviglia. E in questo set vediamo come poteva essere il tavolo di uno studiolo, quindi con elementi delle quattro categorie principali che erano artificialia, come ad esempio alcuni pezzi fatti da un punto di vista estetico umano, avevamo poi gli scientifica, strumenti della scienza, avevamo i naturalia, animali e cose naturali, e poi avevamo gli exotica, quello che veniva dall'estremo, dalle terre estreme. Per i romani era l'Africa e poi successivamente sono sempre terre più lontane fino all'America e al Giappone. Nelle Wunderkammer essenziale era anche la presenza di armadi, dovevano fare un effetto di scatole cinesi. Dentro la Camera della Meraviglia c'erano questi armadi che erano stipati di opere d'arte, come ad esempio in questo caso. E se nello studiolo c'è il memento mori come monito per ricordarsi di morire, nelle Wunderkammer comincia a essere sostituito dalle vanitas. Come vanitas contemporanea noi abbiamo preso queste di Remida, dove c'è sempre il tema della fragilità della vita costituita dall'uovo, sormontato da una cicala che rappresenta la frivolezza e la vita effimera. Parlando invece del collezionismo della Magna Grecia, molto curioso era la presenza di teschi di ciclope. In realtà non si trattava di teschi di ciclope, ma teschi di elefante nano. Questo non è un elefante nano siciliano, ma è molto simile. È un elefante che viene, il teschio di elefante che viene dal Museo Cosmos. E come potete vedere, i greci cadevano in errore pensando che la parte centrale, il buco centrale, fosse la corrispondenza di un occhio, e quando trovavano gli scheletri li rimettevano insieme da bibiti e quindi davano origine al mito dei ciclopi con le gambe corte. Fra gli elementi più esclusivi e importanti della mostra c'è questo lampadario, che è fatto da Mazzucotelli. È un lampadario Liberty ed è in pieno spirito delle Wunderkammer, quindi siamo in un periodo in cui le Wunderkammer non ci sono più, ma fra gli artificialia è ben rappresentativo perché mette il feticcio degli studioli, che appunto il dente di narvalo che scambiavano per corno dell'unicorno, e con l'ingegno umano viene riproposto in una nuova fonte.